Eccola lì, la punta più estrema d'Europa. Ora non mi ricordo di che estremità stiamo parlando, però è estrema, quindi andiamo a vedere un po' più da vicino. Wow, che spettacolo! Che robe! Eccoci qui. Faro e non so cosa sia, e comunque ce l'abbiamo fatta. Sono distrutto, distruttissimo. Questo è l'oceano e devo trovare un posto per la notte, anche se in realtà è un casino perché siamo in un parco naturale e insomma nei parchi naturali normalmente sono un po' più severi, però con discrezione cercheremo un posto dove dormire. Io dico sempre cercheremo, perché per me lo stiamo facendo insieme il viaggio. Comunque sono distrutto, ragazzi, sono distrutto. Non so neanche se si sente bene perché c'è molto vento. È una sensazione incredibile stare qua. È veramente una sensazione pazzesca. Siamo alla punta più occidentale del continente europeo. E questa cosa è incredibile. Cioè, pensare di esserci arrivati in bici è qualcosa di fantastico. Niente, adesso cercherò un posto per dormire perché sono già praticamente le 5:30 e io per le 7 voglio già aver montato la tenda. Che bello però. Godiamoci ancora un minuto questo mare pazzesco. Allora, ho parlato con diciamo i tizi del faro e mi hanno detto: allora, qui non si può assolutamente piazzare la tenda perché, essendo un parco naturale, non si può. Però mi hanno detto: mettila, non ti rompe le palle nessuno. E quindi oggi ce ne dormiamo alla punta più estrema dell'Europa. Però devo solo cercare un posto un po' riparato dal vento, perché qui soffia tantissimo. E poi vedo delle nuvole che non mi piacciono. Allora, ho trovato un posto nascostissimo in mezzo agli alberi, quindi questo mi ripara dal vento, dalla pioggia, perché stanotte danno pioggia, ahimè. E in più, praticamente qua dietro siamo sulla scogliera, c'è direttamente l'oceano. Provo i brividi, devo essere sincero, provo i brividi. Sono in questo parco naturale, non c'è nessuno. Wow. Vi faccio vedere come ho piazzato la tenda. L'unica cosa è che è pieno di ortiche e mi sono scassato tutte le gambe. Mi fa male boia. C'è un continuo grattare. Allora, qui ho piazzato la tenda, lì c'è praticamente dietro la scogliera, ma vedete che siamo riparati dagli alberi, quindi è praticamente fantastico. In più, se dovesse piovere, siamo anche riparati dalla pioggia.
ovvio, se fa una bufera no, però insomma. E ci siamo. Fantastico. Che bello qui, ragazzi, che bello. Si sente praticamente solo il vento, le onde del mare, qualche gabbiano.